Le critiche di Antonio ce le fanno spesso, vediamo quali sono le nostre risposte. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Molto spesso ci fanno una serie di critiche, riteniamo ingenerose, ma comunque, visto che capitano abbastanza regolarmente e sono più o meno sempre le stesse, abbiamo pensato perché non dare una risposta collettiva. Quindi parliamo di questo commento che ha messo il nostro amico Antonio e della risposta che abbiamo dato ultimamente sui social. Cosa dice Antonio? Dice: ma secondo lei una persona deve prendere tutte queste molecole per stare bene? Poi, di tutte le sostanze che presenta, elenca sempre gli stessi benefici. Io sono un consumatore di integratori, ma lei esagera. 3-4 sono gli integratori essenziali, il resto è inutile. Invece di parlare sempre solo di integratori, dica invece del cibo che si deve mangiare per stare bene. È evidente che c'è qualcosa dietro sul commercio di integratori e che non le piace pestare i piedi a qualcuno. Perché? Perché dire ad esempio che togliendo pane, pasta, pizze e carboidrati vari si eliminano il 90% delle malattie non le conviene. Ma è quello il vero consiglio che deve dare per arrivare a 150 anni, senza continuare a promuovere centinaia di integratori inutili. Questo è il messaggio di Antonio. Noi abbiamo risposto che Antonio ha certamente ragione sul fatto che la dieta è importante, però bisogna fare alcune considerazioni ulteriori. Innanzitutto bisogna osservare che nessuno è mai arrivato oltre i 123 anni solo con la dieta. Attualmente il record assoluto mondiale è 123 anni, di una signora, fra l'altro molto simpatica di Parigi, che ha venduto quando aveva 70 anni il suo appartamentino con un contratto a una persona che pensava di fare l'affarone. Infatti la signora ha detto: ma non voglio niente, voglio solo un vitalizio, mi dai tutti i mesi dei soldi finché vivo. Questo personaggio ha creduto che a 70 anni avrebbe pagato ancora non per molto tempo e la signora è arrivata fino a 123, quindi non soltanto l'acquirente è morto nel frattempo, ma i suoi eredi hanno dovuto continuare a pagare la signora per molti anni. Cionondimeno, anche questa signora, che è il record mondiale, è arrivata a 123 anni, quindi nessuno è mai andato oltre quello solo con la dieta. Non è possibile, non è mai successo. Se non si interviene con altri mezzi, la durata media della vita è attorno agli 80 anni, in America pure meno, ci sono punte estreme, rarissime, appena appena oltre i 120, ma mediamente si arriva a 80. Moltissime persone sono morte anche prima degli 80 anni, pur alimentandosi in modo perfetto, senza carboidrati, bevendo solo acqua di fonte e così via. Come diciamo spesso, è dal 2010 che sono disponibili informazioni su cosa è possibile fare concretamente per l'allungamento della durata media della vita. E questo in modo dimostrato da innumerevoli ricerche molto importanti e recenti. E la cosa importante è che l'effetto non è dato dal singolo integratore, da uno o due, c'è un effetto sinergico, cioè un effetto che si somma uno con l'altro di diversi trattamenti. E di questi trattamenti molti sono integratori, ma non soltanto. E l'effetto si ottiene non assumendoli tutti, ma in specifiche combinazioni e in cicli ben definiti. Quindi quello che noi diciamo, è chiaro che parliamo di centinaia di sostanze magari, ma mica bisogna prenderle tutte quante contemporaneamente, anzi alcune fa anche male prenderle in continuazione. Quello che noi proponiamo e che è oggetto del programma 150 anni è una lista ben precisa che poi varia anche mese per mese, ci sono dei cicli da fare, si prende per un mese, per due, per tre una certa cosa e poi il mese dopo si prende un'altra combinazione. Quindi non è che diciamo di prendere centinaia di integratori, si possono prendere anche solo veramente 3-4 integratori come dice Antonio. Ma non sono sempre gli stessi 3 o 4 e sono certamente dal mucchio di quelli di cui parliamo continuamente. Ci sono tuttavia uomini molto intelligenti come Sinclair, che è il ricercatore in assoluto più citato nel mondo dell'anti-age, dell'anti-invecchiamento, e anche Ray Kurzweil. Ray Kurzweil prende più di 100 pasticche al giorno ed è uno degli uomini più intelligenti del mondo. Lui è il direttore di ricerca di Google, cioè non mi sembra che sia una persona stupida, no? Eppure tutti i giorni ha detto che assume un pallone da football americano di pastiglie. Lui ha più di 70 anni, vuole arrivare assolutamente alla singolarità, che nel suo ultimo libro The Singularity is Nearer, la singolarità è ancora più vicina, perché prima ha fatto il libro The Singularity is Near, la singolarità è vicina, continua a dire che sarà più o meno negli anni 30, massimo negli anni 40, quindi mancano diciamo 15 anni circa. La singolarità sarà il momento in cui la velocità del progresso sarà tale per cui esponenzialmente non riusciremo più a stargli dietro con una mente umana. E lì certamente saranno cose meravigliose e la possibilità, magari con i fattori Yamanaka, di ringiovanire il corpo fino a livello di quando avevamo 20-30 anni. Quindi questa cosa è dimostrabile, ne parliamo da tempo, non bisogna prendere tutti gli integratori, molte persone pare non lo capiscono, ripetiamolo. Parliamo di tante sostanze diverse che vanno prese a cicli alternandole fra di loro con ben precise proporzioni, perché ognuna copre uno dei 9 pilastri dell'invecchiamento o più di uno e bisogna combinarle per fare in modo che il mix che prendi tutti i mesi non vada a coprire un pilastro
il 200% e un altro magari solo il 10% o niente. È importante coprire il più vicino possibile, il 100%, tutti i 9 pilastri dell'invecchiamento o dell'anti-aging, di cui abbiamo parlato in un altro video. Poi ci accusano spesso di avere chissà quali contatti con le cattive aziende farmaceutiche o con quelli che producono integratori. E addirittura Antonio ci ha detto che abbiamo paura di pestare i piedi. In realtà non abbiamo paura di pestare i piedi a nessuno, anzi, mi sembra che ci esponiamo. Io personalmente mi espongo in prima persona a tutte le critiche, e sono tante, spesso sono anche ingenerose, ci sono anche insulti così gratuiti, c'è gente che passa da lì e ti manda un insulto così si sfoga. Ci sono molte persone che restano su posizioni ormai sono passate dalla scienza. Pazienza, non è che vogliamo cambiare la testa di nessuno, noi offriamo delle informazioni e queste informazioni le portiamo avanti dal punto di vista puramente scientifico. Non c'è nessuno che ci finanzia, io non prendo soldi dalle multinazionali, da aziende, e infatti per questo motivo quando ce lo chiedono non diciamo mai quel singolo prodotto, prendi quello, il NAD migliore lo fa quella certa azienda. Noi parliamo delle molecole, delle sostanze. Dopodiché ognuno si può andare a comprare i prodotti che preferisce sui marketplace, sui mercati che preferisce. È chiaro che bisognerebbe fare anche questo tipo di informazione. E infatti stiamo preparando gruppi di acquisto dove andremo tutti assieme a comprare i prodotti veramente migliori. A quel punto selezioneremo dei prodotti. Ma noi non ne produciamo e non prendiamo soldi dai produttori. Quindi di volta in volta andremo a guardare quelli che sono i migliori e se per caso nel tempo cambieranno il livello qualitativo li toglieremo e penseremo di prenderne degli altri. Fino ad oggi l'informazione che stiamo dando è completamente gratuita, io non sono pagato, sono anni che lavoro su queste cose e non stiamo chiedendo veramente soldi a nessuno, questo mi sembra importante. È ovvio che se non si mangiano carboidrati si dimagrisce, si sta meglio e così via. Certo, c'è la dieta chetogenica, c'è la dieta paleo, sono tutte diete che dicono non mangiare niente di elaborato, non bere niente di alcolico, non fumare, tutte cose fantastiche. Sono tutte cose però, come abbiamo già detto altre volte, che noi diamo per scontate, noi non siamo qui per fare la predica alla gente, non siamo qua a dire a chi fuma che dovrebbe smettere di fumare, a chi mangia troppo che dovrebbe mangiare di meno e così via. Le persone già lo sanno, noi stiamo portando avanti informazioni che non esistono, cose nuove, particolari, che danno delle speranze, delle possibilità concrete. Dopodiché i vizi di ciascuno, è chiaro che sarebbe meglio bloccarli, ma in realtà è stupido pensare di dire alla gente smetti di fare quello o comincia a fare esercizio, pompa in palestra, fai 20 km tutti i giorni di camminata. Tutti lo sanno che sarebbe meglio, è inutile che lo diciamo. Vogliamo dare una mano pure a coloro che non se la sentono per tanti motivi o non possono fare quel tipo di vita sana, perfetta e meravigliosa. Ma ci corre anche l'obbligo di ricordare che tutti quelli che hanno fatto i superatleti, bevevano acqua di fonte, non mangiavano carboidrati, erano magrissimi, eccetera, non sono comunque arrivati oltre i 120 anni e solo in rarissime eccezioni. L'età media è 82, si potrà arrivare a 90. Ma non arriviamo a 150 soltanto alimentandoci perfettamente, andando in palestra e così via. Occorre fare qualcosa di diverso e questo è quello di cui parliamo. Quindi da questo punto di vista siamo estremamente coerenti e portiamo avanti un percorso che è possibile per tutti. Dopodiché se questo percorso sarà più o meno accidentato, sarà più o meno veloce a muoversi, questo lo si vede con il radar Longeva Score che stiamo mandando a tutti coloro che hanno risposto alle domande dell'intervista su Eclepios, chiaramente in dipendenza da che tipo di situazione ogni persona ha. Ma ci sono anche persone che magari sembrano grasse, ma perché hanno delle disfunzioni metaboliche? Non è che sono dei ghiottoni che mangiano tutti i giorni pizza. Ci sono delle situazioni per cui persone non possono muoversi quanto sarebbe necessario. Che facciamo? Continuiamo a colpevolizzarli e poi diciamo loro: guarda, tu fumi. Cerchiamo invece di fare qualcosa che possa aiutare tutti. Cerchiamo di volere bene alle persone, non di tirarcela in un certo senso dicendo: oh, io mi sento superiore perché io la so, perché io non mangio la pizza, perché io faccio la paleo, perché io vado in palestra, perché io non bevo, perché io non fumo. C'è questo tipo di tendenza in generale a sentirsi superiore agli altri. È umano, è nel gruppo di scimmie, l'abbiamo già detto altre volte, devi sentirti la scimmia capo, dominante, ed è una pena sentirsi la scimmia, diciamo così, sottomessa, la scimmia beta. Tutti vogliono essere il maschio alfa. In realtà questo è abbastanza stupido. Se vogliamo continuare a comportarci come scimmie, andiamo avanti così, facciamo questo tipo di ragionamenti, pazienza, e moriamo a 80 anni di media, talvolta anche molto prima, pure senza fumare, bevendo acqua di fonte e non mangiando carboidrati. L'alternativa è di fare qualcosa di serio, di furbo, di intelligente, andare nella direzione della scienza e della tecnica e fra 15-20 anni tornare anche ad avere un corpo di 20-30 anni. L'importante è arrivarci fra 10-15 anni. Quindi questo tipo di cose che diciamo di fare vanno fatte in un certo modo, vanno certamente abbinate a tutto quello che si può fare per darci le migliori chance di sopravvivenza, ma senza neanche essere sopraffatti dallo stress, a sentirsi gli schifosi, sentirsi una povera che mangia cucchiaiate, il gelato al cioccolato nella sua stanza piangendo da sola. Non è una cosa da farsi. Siamo tutti quanti esseri unici, esseri di luce, meravigliosi, c'è un'anima immortale dietro ciascuno di noi.
E bisogna voler bene agli altri e prima di tutto bisogna voler bene a se stessi. Quindi questo tipo di atteggiamento, io sono più furbo degli altri, oppure tutti sono lì per fregarmi, ma io non mi faccio mica fregare, è un atteggiamento negativo e non è conduttivo a una vita sana, lunga e prospera. Si muore prima se si è depressi, se si pensa sempre di essere costantemente sotto attacco, bisogna guardarsi da tutti, quello mi vuole fregare, chissà sta facendo quella cosa perché ci guadagna. È un atteggiamento abbastanza stupido, infantile e di continuo stress e allarme. Bisogna cercare di essere positivi e ripensare prima di tutto a se stessi dicendo io mi perdono per ogni cosa che posso fare di negativo a me stesso e poi anche agli altri. Cerco di migliorarmi, ma non mi devo stressare se non ce la posso fare più di tanto. Ci sarà qualcuno che si spera mi dia una mano. Il movimento Stagione Vita è proprio questo. Ti diamo una mano anche senza giudicarti, anche se ti fai del male, anche perché sai che dovresti fare altre cose e se non le fai pazienza. Non siamo qui a giudicarti, non siamo molto zen. Okay? Quindi continuate a seguirci con mente aperta, accettate il nostro invito su Eclipse, scoprite cosa proponiamo come sostanze specifiche per voi che non sono troppe, cambiano nel tempo e seguono l'andamento tumultuoso di questa nuova meravigliosa opportunità che ci offre il progresso. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possano essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile. Basta scrivere mev.cx su qualsiasi browser e verrai trasportato alla pagina di registrazione. Siccome le email possono spesso finire nello spam, sarebbe molto importante che tu ci indicassi anche il tuo numero di telefono. Noi non chiamiamo mai nessuno, utilizziamo il numero solo per inviare brevi messaggi con WhatsApp, Telegram o SMS al fine di segnalare l'uscita di nuovi video o eventi particolarmente importanti per il nostro pubblico. Ricorda che Movimento Estensione Vita non vende nulla e non condivide i dati dei suoi utenti con nessuno. Quindi non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tu a decidere se e cosa assumere, parlandone sempre col tuo medico di fiducia, perché la medicina ufficiale è importante e vanno seguite le indicazioni dei medici ufficiali. Non diciamo che questa cosa si va a sostituire a una vita sana e a una dieta sana e al fatto di andare a farsi controllare tutte le volte che serve e assumere tutti i medicinali che ci vengono prescritti. Questo è un potenziamento che ci fa rimanere operativi, lucidi e in grado di goderci la vita. Tutte le nostre attività sono no profit e hanno il solo scopo di informare il pubblico italiano sulle nuove possibilità e ricerche nel campo dell'anti-age, dell'antinvecchiamento. È un settore che evolve molto rapidamente, quindi assicurati di mettere un like nei canali social che preferisci o direttamente su YouTube, in modo da non perdere nessun aggiornamento sulle tecnologie importanti per la tua vita estesa. Dimostraci di gradire il nostro lavoro iscrivendoti, facendo iscrivere e condividendo i nostri contenuti sui tuoi canali social e con coloro ai quali tieni di più. Personalmente molto piacere leggere i commenti, partecipa anche tu, condividi sui nostri canali ogni domanda o suggerimento, noi ti risponderemo il più velocemente possibile. Ci piace parlare con te, scrivi anche solo qualche parola di supporto, grazie. Noi ti consideriamo parte di una grande famiglia e vorremmo che tu ci aiutassi facendo la cosa migliore non solo per te, ma anche per quelli a cui vuoi bene. Noi ci teniamo davvero a te. Per il momento è tutto, lunga vita e prosperità.